Lunedì 29 ottobre. La DIA di Napoli ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di due fratelli, Luigi e Antonio Dari, entrambi medici, uno anestesista, l'altro chirurgo estetico in servizio in due cliniche private, nonché di Domenico Mollica, cognato dell'ex capo clan Carlo Lorusso, oggi collaboratore di giustizia, titolare di un'agenzia di affari. La misura restrittiva ha riguardato anche Adriana Lorusso, coniuge di Mollica e sorella di Carlo, ed altre due persone. I fratelli Dari si rendevano prima disponibili a proteggere gli interessi dei titolari di attività di ristorazione detenuti e sotto processo, acquisendone i ristoranti e divenendo vittime di estorsione dei Lorusso, per poi fare affari con i fiduciari dell'organizzazione. I due medici sono gravemente indiziati del reimpiego nella ristorazione di denaro proveniente da attività illecite, insieme con Domenico Mollica e Mariano Torre, attualmente collaboratore di giustizia. Il cadavere di un uomo di 24 anni, riverso a terra con un colpo di pistola alla testa, è stato ritrovato stamane in un'area di parcheggio in via Nelson Mandela, nel quartiere di Pianura a Napoli. Vicino al corpo c'era la pistola. L'esame del cadavere e lo stupro hanno permesso di accertare che si tratta di suicidio. Il gesto risale alla notte scorsa, il cadavere è stato posto sotto un sequestro. Proseguono le indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Bagnoli. Quasi 5 secoli di carcere è la somma delle condanne inflitte dai giudici della Corte d'Appello di Napoli ai boss della cosiddetta paranza dei bambini di Forcella e dei Decumani nel centro di Napoli. Il Vincenzo Sibillo, padre di Emanuele, ucciso un paio d'anni fa nel corso di una spedizione in via Costa, è stato assolto dall'accusa di traffico di droga e per effetto degli anni scontati finora può essere scarcerato, mentre Pasquale Sibillo è stato condannato e rimane in cella. Sibillo Pasquale, appunto, è considerato l'erede del fratello Emanuele, ucciso a termine di una incursione nella cosiddetta strada della morte, quella controllata dai Buonerba. Localizzato ed arrestato a Barcellona, Egidio De Martino, un 45enne di Napoli, ricercato dallo scorso novembre perché destinatario di un ordine di custodia per rapina emessa dal GIP di Napoli. La rapina, di cui è ritenuto uno dei responsabili insieme ad altri due complici, venne commessa in via Petrarca lo scorso novembre, quando un consulente finanziario individuato con la tecnica del filo di banca fu depretato di 3.000 euro appena prelevati. Il 36enne Carmine Torino e il 51enne Vincenzo Biglione furono arrestati dai carabinieri in flagranza. De Marino invece, che partecipò alla pesante aggressione per appropriarsi del denaro, fece perdere le sue tracce e si rifugiò quindi a Barcellona, evitando di essere raggiunto dalla misura almeno fino a quando è stato localizzato dai carabinieri del nucleo investigativo di Napoli ed è stato arrestato in esecuzione di un mandato europeo. Gravi disagi per gli utenti dei trasporti nell'area nord di Napoli, perché dalla rimessa dei bus dell'azienda napoletana Mobilità del Garettone non è uscito nemmeno un mezzo. Sospese le linee che servono tutta la zona nord della capoluogo e numerosi comuni dell'Interland. La mancata uscita dei mezzi è dovuta al rigoroso controllo effettuato dai dipendenti sul parco bus. L'annuncio che il deposito del Garettone chiuderà i battenti il prossimo 1 giugno per ridurre i costi di gestione ha creato notevoli tensioni tra i dipendenti. Lunedì intanto sciopereranno le quattro funicolari di Chiaia, quella centrale di Montesanto e Mergellina. Si fermeranno per 24 ore. Lo sciopero è stato proclamato contro l'abbassamento dei parametri di inquadramento di alcuni funzionari. I carabinieri della compagnia di Marcianise della stazione di Orta Latella su Cibo nel Casertano, al termine di una articolata attività di indagine, hanno notificato un'ordinanza di misura cautelare agli arresti domiciliari emessa dal Tribunale di Napoli Nord nei confronti di un 29enne del posto. Il giovane si era reso responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di oltre mezzo chilogrammo di cocaina presso la sua abitazione ad Orta Latella. L'arrestato è stato sottoposto ai domiciliari. Le fiamme gialle di Nocera Inferiore hanno scoperto due persone di nazionalità italiana intenti alla vendita davanti ad una scuola di oltre 300 giocattoli contraffatti. I responsabili sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore per commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione, mentre i finanziari di Vallo della Lucania hanno effettuato un controllo nei confronti di un commerciante al mercato di Montano Antia nel Salernitano, dove sono stati rinvenuti prodotti la cui vendita è vietata in quanto privi delle informazioni e questo dei requisiti minimi di sicurezza previsti dalla legge. Ed era questa l'ultima notizia. Lunedì 29 ottobre 2018. Devo aggiustare i punti. Vi rimando al nostro sito www.telecaprius.it. Arrivederci. E arrivederci.